Benvenuti a Volontariato in Onda. Oggi abbiamo ospite con noi Raffaella Tanzarella, referente di LEAP, Lega Animalista Piacenza. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo della vostra realtà. LEAP nasce, diciamo, ufficialmente nel 2015, se non ricordo male, e si occupa principalmente della gestione del gattile comunale di Piacenza. Il socio fondatore, il signor Petti, Pierpaolo, che ha costruito, si può dire, il gattile comunale insieme all'amministrazione dell'epoca, e risaliamo al 2005. Ha costruito un bel gruppo di volontari che in questi anni hanno gestito la struttura, con la pulizia dei locali, la socializzazione di questi animali e poi anche le adozioni, naturalmente importantissimo per il gattile, ecco. So che vi occupate di rinunce, purtroppo, di proprietà. Allora, il gattile comunale, da regolamento comunale, può ricevere dietro autorizzazione del comune solo animali provenienti da rinunce di proprietà, quindi persone che non possono più occuparsi del proprio animale ne fanno richiesta, ecco. Con il Covid, purtroppo, il dato delle rinunce è stato veramente alto in questi ultimi anni, però è tanta anche la sensibilizzazione della cittadinanza, per cui si può dire che quasi tutti, ecco, a parte casi, insomma, un po' particolari, patologici, insomma, un po' gravi, sono quasi tutti stati riadottati, ecco, quindi tante rinunce ma anche tante adozioni. Questa è una cosa molto molto importante. Diciamo che dopo il periodo Covid, a quel che mi sembra di capire, dove ci sono state parecchie rinunce, adesso si ricomincia a vedere un po' il sole. Allora, è un po' presto per dirlo, però sicuramente questo periodo ha sensibilizzato molto l'adozione anche di animali adulti e magari con patologie, ecco, e quindi, insomma, la cui cura, esatto, è un pochino più impegnativa rispetto a un animale normodotato, insomma, o comunque più giovane, ecco. So che siete sempre alla ricerca di nuovi volontari, no, per poter continuare a mandare avanti la struttura. Sì, certo, perché ricordiamo che la struttura assolutamente è gestita solo da volontari, quindi c'è solo LEAP che la gestisce, e quindi per noi è fondamentale avere sempre nuove persone che possano aiutarci nella gestione. Una grandissima mano ce la danno gli studenti con l'alternanza scuola-lavoro, soprattutto in estate. Un'altra mano ci viene data da servizi, diciamo, del comune e non dell'ASL, però diciamo che se ci fosse qualche volontario, diciamo, attivo e in più, sarebbe tutto molto più semplice, insomma, ci consentirebbe di dare un servizio sicuramente migliore, soprattutto nelle adozioni, nel post affido. Qual è il sogno nel cassetto per il futuro del gattile di Piacenza? Ah, beh, bellissima domanda questa. Allora, vabbè, sicuramente vederlo vuoto, che vuol dire che sono tutti in famiglia, sul divano, sul letto e con tante coccole esclusive tutte per loro, perché il gattile comunale è veramente una struttura, mi permetto di dirlo, magnifica. C'è tanto spazio verde per i nostri amici pelosi, però, insomma, niente è a paragone con una casa esclusiva e coccole esclusive. E per l'attività invece del gattile? Per il futuro un maggiore coinvolgimento della cittadinanza, magari anche delle scuole, per sensibilizzare le adozioni, qualcosina stiamo già facendo. Abbiamo fatto il 10 aprile un evento con i bambini dai 6 anni in su, è stato molto molto bello, c'era la dottoressa Ronchetti, una pedagogista che ha affrontato il tema del gatto imperfetto, e sono venute fuori cose meravigliose. A giugno faremo un altro evento più centrato sugli adulti e inviteremo i consulenti felini, consulenti di relazione felina della provincia, a parlare e a raccontarci del gatto, per aiutare anche a casa tutti noi nella gestione, nel capire il nostro amico felino. Grazie per essere stata insieme a noi. Grazie a voi, arrivederci. Ospite di Volontariato in Onda, l'appuntamento informativo realizzato in collaborazione con CSV Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza, Raffaella Tanzarella, referente di LEAP, Lega Animalista Piacenza, organizzazione di volontariato che ha in gestione il gattile di Piacenza.